Eccomi qua a descrivere quella che per me è stata una grandissima esperienza. Il test che ho fatto è riferito alla bicicletta nel suo complesso. Quello che ho avuto per mano è il modello di punta della gamma Cipollini, il telaio Prof, per capirci. Nel negozio abbiamo verificato subito le misure della bici. Dovrò fare il test con la sella più alta di un centimetro. Lo dico solo per pignoleria, eh. Poco male, non sento il benché minimo problema muscolare. Sono praticamente nato in bicicletta, fino a diventare un tutt'uno con lei. Accidenti, anche oggi diluvia. Meno male che quando ho fatto il test era una bellissima giornata di sole. Perfetta per la prova. Gara dopo gara sentivo sempre più il mezzo come parte di me e ho cominciato a percepire i limiti delle bici con cui correvo, limiti imposti dalla produzione. Anche per questo motivo sono sempre stata vista come una persona esigente. Percepivo chiaramente che non tutta la mia potenza veniva trasferita al suolo. Negli anni ho perciò cominciato ad annotare possibili soluzioni per rendere la bici un mezzo ideale alle mie potenzialità. Appena sono salito in bici, dopo le prime pedalate, ho provato una fantastica sensazione di familiarità. Incredibile. Sembra che la RB1000 sia da sempre la mia bici. Il telaio è assolutamente fantastico, reattivo al massimo. Una spada, per capirci. Faccio la discesa. Entro su un tratto misto. La bici, dopo ogni curva, rilancia alla grande e quando mi rialzo sui pedali la sento ripartire con tutta, davvero tutta la potenza che riesco ad esprimere. Quando ho provato il prototipo per la prima volta, mi tremavano le gambe. Ho capito subito che c'era dell'altro lavoro da fare. Ma già così, questo mezzo soppiantava tutte le bici che avevo sin lì cavalcato. Ai tempi dell'acciaio, in Italia si producevano i migliori telai del mondo. Nell'era del carbonio, i grandi marchi italiani si sono messi a produrre altrove. Per me, l'imperativo era realizzare tutto in Italia. Quindi era importante tornare a produrre la vera eccellenza italiana. La fortuna è stata quella di incontrare Federico Zecchetto, un imprenditore illuminato e coraggioso, già coinvolto in un'azienda italiana leader nel settore della laminazione del carbonio. Federico ha creduto ed assecondato le mie idee, organizzando una linea produttiva senza reali paragoni in Italia.
intuizioni che abbiamo maturato nel tempo sono state pienamente confermate dalle verifiche ingegneristiche di laboratorio, grazie anche all'aiuto delle più moderne tecnologie. È una grande emozione. Quello che tu dai, questa bici te lo restituisce alla grande. Sparo tutto a 57,3. Spero che Mario mi perdoni se non ho superato il muro dei 60 km orari. Impressionante! Questo mezzo nasce per andare forte. Strappi, salite, discese, rilanci, attacchi e volate sono la sua sintesi. È semplicemente fantastica. Ciao Simone, non stai esagerando con questo racconto? No, assolutamente no. È tutta la verità. Allora, scatta la sfida. Voglio proprio provare questo missile. Perché no? Allora anche tu hai l'RB1000. Ma che bicicletta vuoi che abbia? Tutta la verità.